Nel cuore di Rathmines, a Dublino, il Manifesto Restaurant, uno dei migliori ristoranti italiani della capitale irlandese. Qualità e autenticità è il nostro motto. Abbiamo aperto il Manifesto nel 2009 e da allora è andato di bene in meglio. Sono fiero di offrire i migliori piatti della cucina italiana. E fratello siciliani, buongiorno. Bravi, bravi, complimenti per questo locale. Grazie mille. Ecco, è questo polipo che è una rarità adesso nei menu dei ristoranti. Trovarla a Dublino è una rarità ed è un'eccellenza siciliana, un piatto tipico siciliano, l'insalata di polpo. Esatto. E quindi, essendo un ristorante autentico, non poteva mancare insalata di polpo. Certo, bravo, 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 bravo. E quali altri piatti specifici siciliani? Abbiamo la caponata, uh-huh. Abbiamo la parmigiana di melanzane, uh-huh. Non poteva mancare nemmeno questo. Abbiamo delle paste, usiamo una pasta fresca. Pasta con bottarga. Con la bottarga e la prodotti che importiamo direttamente dalla Sicilia. È un bel fritto misto di pesce pure, ho visto lo nel farei. Menù. Facciamo la grigliata di pesce. La grigliata di pesce, ancora la grigliata di pesce. Poi giustamente, come sappiamo, il cibo siciliano è molto ampio, quindi il menù verrà ampliato o comunque aggiornato. Certo. In base alle stagioni comunque, sì, andiamo, lavoriamo, cerchiamo di lavorare con prodotti di stagione, quindi. Va bene, allora sentite, io vi auguro un buon successo. Grazie per avermi di cuore. Bravo. Grazie mille, buona fortuna. Castle Market, in the heart of Dublin, it's hard to miss the small, elegant La Maison restaurant. It is a French restaurant run by Giorgio Urbani, an Italian that we have no reticence to define smart. It is a restaurant with a menu that offers substantial fish and meat dishes. Giorgio tells us about it.
Giorgio Urbani, che gestisce questo magnifico piccolo ristorante francese nel centro di Dublino. Quindi parlaci un po' di questa nuova avventura, perché tu hai lavorato anche per ristoranti italiani. Sì, certo, nella mia carriera ho lavorato, normalmente erano solo ristoranti italiani, però qua a Dublino ho fatto il maître in un ristorante francese per 4 anni, tra il 2014 e il 2018. Poi è capitata l'occasione, ero amico del precedente proprietario della Maison, quando gestivo insieme all'altro Giorgio, il famoso Gigi Aranela, e è capitata l'occasione, ho insistito che lo prendessi e mi sono lanciato. E l'hai preso. Questa avventura francese. D'altronde considero i cugini d'Oltralpe molto simili a noi italiani, come amore per la cucina, il buon cibo e i grandi vini, quindi non è che mi trovo a disagio con questo. Certo, i clienti sono sicuro qui praticamente, c'è un'esperienza italo-francese mica male, insomma, ecco. Ah sì, dai, 23 quanti, anni. Quanti posti a sedere hai? Ma tra dentro, fuori, al piano superiore, una novantina diciamo. Ah, bene, bene. Dipende quanto si stringono, vediamo questo Natale quanto saranno stretti. E dimmi, quali sono i punti di forza del tuo menù? Ma carne e pesce, siccome in Francia la pasta non la considerano molto, diciamo quel sogliole, le Black Dover Sole, diciamo, la mugnaia, le Côte d'Oeuf, queste bistecche molto simili alla nostra fiorentina, solo che un taglio differente, da circa un chilo, cotte con parecchio burro, diciamo, ed erbe. E poi il capesante, tartare, queste cose qua, okay. Classici francesi. Okay. Tanti auguri allora. Grazie.